Ciao ragazze, eccomi qua con un nuovo video. Allora, visto che ho accumulato un po' di acquisti che ho fatto, è arrivato il momento di fare il fatidico video haul, perché è arrivato il momento, praticamente prima che poi me ne dimentico e non riesco più a farlo. E niente, perciò ne approfitto, visto che ho diciamo un'oretta libera, ne approfitto e ho deciso di girare questo video per farvi vedere gli ultimi acquisti che ho fatto, che alcuni li avete visti nel vlog che ho fatto, perché sono stati un po' di giorni in cui ho fatto molti, diciamo, acquisti ultimamente, perciò li ho riuniti e ho pensato di fare un video haul. E niente, perciò cominciamo subito a farveli vedere. Allora, questo penso che già l'avete visto, perché mi pare, se non mi ricordo male, non so perché ragazzi, ma io mi dimentico tutto proprio. Comunque, mi pare che questo ve l'ho fatto vedere in un video. Comunque sto parlando del costume, perché qui fa caldissimo, è arrivato il momento di andare a mare e sinceramente io ogni anno compro costumi perché li prendo un po' in giro così al mercato, nei cinesi, quello che è, e non trovo mai la mia misura. Questa volta ho pensato di prendere da Bombrix, perché io, essendo che faccio acquisti lì per quanto riguarda i reggiseni e trovo sempre la mia misura, ho detto proviamo col costume, perché sinceramente col costume ero un po' scettica. L'aveva preso mia sorella 5 anni fa un costume lì e devo dire che si è trovata benissimo e fino ad oggi gli dura, cioè non ha nessun minimo problema. Però ero un po' scettica, sinceramente, avevo un po' paura, perché poi il fatto che poi devo rinviarli per farmelo cambiare cose era un po' così, perciò ero un po' scettica. Invece devo dire che mi sono trovata benissimo. Premetto che già l'ho utilizzato perché sono stata già a mare. E devo dire che è comodissimo, bellissimo, mi sta perfettamente bene, la mia misura adatta, anche se devo dire che la mutanda è un po' larghetta, però va bene. E niente, devo dire che è veramente molto molto bello. Il mio problema è questo, che io di sopra sono molto larga e di sotto sono, rispetto a sopra, un po' stretta, perciò devo prendere misure sempre diverse, però in questo caso le misure camminavano insieme. Cioè, per esempio, se io prendevo una 50 di reggiseno, era una 50 pure di mutandina, per dire. Comunque, e questa è la parte sotto e la parte sopra, che è questa qui. Come vedete, molto molto carino. Devo dire che mi sono trovata veramente, veramente bene. Infatti ho intenzione di prendermi un altro costume. Ora infatti darò un'occhiata, vediamo un po' se trovo qualche costume che mi piace e niente, lo acquisterò. Poi passiamo alla maglietta. Questa è una magliettina molto molto carina, con questo disegno qui, con questi brillantini, devo dire molto carina, che c'ha mezza spalla fuori, come vedete, molto molto bella. E questa l'ho presa al mercato in una bancarella e l'ho pagata 3,50 euro, se non mi sbaglio. Infatti l'aveva presa anche una mia madre, lo stesso colore. E la utilizzo spesso perché è comoda, leggera e veramente la utilizzo spesso. Poi mi sono presa questi Panda Coolant, che praticamente sono tipo, sono strappati, però di sotto, come vedete, c'è tipo, c'è del pizzo, una stoffetta di pizzo. È nera, non so se riesco a farvela vedere, comunque vicino così, praticamente è così. Devo dire che sono molto belli. E questi l'ho pagati, mi pare 6 euro, se non ricordo male, 6 euro. Poi ho preso
Questa magliettina qui che vedete, questa qui, che in questo momento ce n'ho anche una, ce l'ho anche una indossata nera, è la stessa di questa, però è bianca, ne ho prese due, una nera e una bianca. Non ci fate caso perché ovviamente è da stirare perché l'ho appena presa dallo stendino, devo essere sincera. Ho detto, visto che ho questa oretta libera, ho detto ne approfitto e faccio subito il video, manco l'ho stirata, figuratevi. E niente, è questa, è la magliettina che adesso io mi alzo e vi faccio vedere come calza praticamente. Vedete, mi piace molto come calza perché è abbastanza larga e mi nasconde la pancetta. E mi trovo veramente bene. Infatti, anche questa l'ho presa al mercato e l'ho pagata 3,50 euro. Perciò io lunedì, perché qua vicino a casa mia lunedì fanno il mercato, e niente, andrò a prendere altri colori perché mi sono trovata veramente bene. E voglio prendere altri colori perché sono leggere come magliettine, mi piacciono molto. Poi questo mi sono comprata il pigiama perché ragazze ero rimasta senza pigiama, praticamente non so perché si erano strappate tutti quanti, erano abbessi che ormai erano belli vecchiotti, però comunque. E niente, me ne sono comprata un altro. Ora io non so, quest'estate mi sono fissata con questo colore, non ditemi perché. Comunque mi sono fissata con questo colore, ho preso anche il pigiama di questo colore qui, molto 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 bello. Allora, questa è la canottiera del pigiama con questa farfalla che mi sono fissata quest'anno anche con le farfalle. Non ditemi perché, non lo so. Scusate il rumore, ma è mia sorella, che sarà che sta facendo le pulizie e giustamente sta facendo, sa, non è che le sedie le alza, lei li strascina. Comunque, questi sono dettagli. Comunque, anche questo, cioè, mi sono fissata quest'anno con questo colore e la farfalla. Non so perché, ma io quest'estate mi sono fissata così. E figuratevi che volevo pure la torta a forma di farfalla del mio compleanno, cioè figuratevi, però non me l'hanno fatta, vabbè. Questo è il pezzo sotto, semplice, un pantaloncino semplice, niente di che. E anche questo mi trovo abbastanza comodo, io non so, però a me in casa mi piace stare con il pigiama. Mi trovo comoda, io cioè, appena arrivo a casa è la prima cosa che faccio, mi metto il pigiama. Io infatti sono tornata adesso a casa perché sono stata fuori con mia madre. Sono tornata adesso, perciò ho detto prima che mi spoglio giro il video, manco per farvi i soliti video con il pigiama. E poi mi spoglio perché io già sto soffrendo dal caldo, figuratevi. Infatti non vedo l'ora di indossarlo. Figuratevi. Poi ho acquistato anche questa maglietta che non mi ricordo se voi già ve l'ho fatta vedere questa maglietta. Non mi ricordo assolutamente, comunque io perché c'è un bel po' che l'ho acquistato, un bel po' di tempo, comunque io ve la faccio rivedere perché sinceramente non mi ricordo. E questa è la maglietta così, nera semplice con questi brillantini davanti e poi c'ha sempre sopra la spalla così praticamente un po' scoperta. Con queste striscette di brillantini. Comunque è molto semplice, è lunga come maglietta. L'ho vista mia sorella, infatti mi è piaciuta e me la sono andata a prendere subito, proprio subito, cioè all'indomani, perché l'avevo vista la sera. Cioè, figuratevi, come vi stavo dicendo prima, che mi sono fissata col colore verde turchese. E ho preso anche questi pantaloni qui. Sono semplici, niente di che, anche di dietro. Niente di che. Semplici, semplici sono. Anche questi ovviamente sono da stirare, non ci fate caso. Ripeto, le ho entrate praticamente per fare il video. Poi adesso li sistemo e li metto
stirare. Poi mi sono comprata un telomare perché praticamente il telomare ce l'aveva solo mio marito, che infatti gli è stato regalato per il compleanno. E io mi sono accorta che praticamente ero senza telomare, che praticamente andavo a mare con l'asciugamano, quelli che utilizzi a casa di quelle grandi, e la cosa non poteva andare. E niente, mi sono presa questo telomare Coveri. Allora, devo dire che è molto molto carino, è in microfibra, giusto? Però va bene, non mi piace. Devo dire che è molto 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 carino, almeno posso dire che pure io ho il telomare, perché ripeto, ce l'aveva solo mio marito, veramente anche perché sono sincera, l'anno scorso siamo andati poco e niente a mare, perciò non ho avuto il pensiero di andarmi a comprare il telomare, però quest'anno non ci abbiamo deciso magari di frequentarlo di più il mare, sento che mio marito non lavora quest'estate, cioè fa dei lavoretti così perché il suo titolare ha pensato di non lavorare per questi 3 mesi, perché siccome sta rinnovando il magazzino e niente, fanno i lavori, però la prossima estate dovrebbe lavorare, cioè dovrebbe lavorare, cioè lavorare da settembre a settembre praticamente. Comunque, e niente, perciò ho pensato di prenderlo appunto perché faremo molte gite a mare, diciamo, chiamiamole gite al mare, perché abbiamo intenzione di girare molti posti che non abbiamo girato tipo l'anno scorso perché lui lavorava. E niente, abbiamo pensato appunto di farlo quest'anno, visto che ci abbiamo più tempo. Infatti io mi sto portando la testa perché sono affissata che voglio andare alla Scala dei Turchi, e se tutto va bene domenica ci andrò, se tutto va bene, se non ci sono dei cambiamenti, perché io amo quel posto, cioè non ci sono mai andata, l'ho vista nelle foto perché ci sono andate delle mie amiche. E devo dire che è bellissimo, 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 e ci voglio andare. Mi sono fissata che ci voglio andare. Lui mi ha promesso che mi ci portava e domenica, col fatto che lui non lavora e non ci sono le corse di Valentino Rossi, perché c'è anche questa adesso, e dovrei andarci. E niente, perché non vedo l'ora proprio di visitare questo posto, perché è veramente bellissimo, bello, 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 bello. Poi ho preso, siccome mi è terminato, non ci fate caso, però stamattina mi sono truccata, si è sbavato un po' il tappo e niente, devo andarla a pulire. Sinceramente devo passare la pezza un po' in tutti i trucchi, perché io ci passo la pezza appena vedo proprio che sono proprio sporche, perché si sa che la polvere dei trucchi, degli ombretti e cose, e passo sempre la pezza e la devo passare anche in questo. Comunque ho preso questo qua, questo fondotinta della MAC, questo qui, e devo dire che mi trovo bene, 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 lo uso spesso e niente, visto che mi era finito il fondotinta, ho detto ne approfitto, ne compro uno nuovo. E io ho pensato di provare questo qua della MAC, ma credo che continuerò ad acquistarlo, tranne che perché ho anche intenzione di girarmi tutte le marche di fondotinta. Perciò vediamo un po', perché ho proprio intenzione di girarmele tutte. Adesso ho finito questi acquisti da farvi vedere qui, ma ho fatto anche degli acquisti per il salone. E niente, sto pensando di farveli vedere adesso. Visto che sto facendo un video haul, già praticamente li ho utilizzati queste cose subito. E niente, perciò adesso ve li faccio vedere e
E niente, così finiamo con bellezza questo videotavolo. Ovviamente poi appena mi arriverà il tavolino, perché fine mese mi arriverà il tavolino, farò la room tour del salone aggiornato, ovviamente, perché voi avete quello del salone vecchio, che ho fatto tour di tutta la casa, però c'era. Vi ho fatto vedere il salone, quello vecchio praticamente. Adesso vi do far vedere questo qua, rinnovato, diciamo, che l'ho aggiornato un pochettino. E niente, adesso vi faccio vedere questi ultimi acquisti che ho fatto per la casa. Allora, questo che vedete è un altro acquisto che ho fatto per la casa. Allora, ho acquistato queste tente con le rose e la Torre Eiffel. Praticamente molto molto carine, che ho voluto mettere qui in salone. Sì, vi avevo fatto vedere quelle tente lì, ma alla fine abbiamo optato per queste perché mio marito quelle tente non gli piacevano tanto. Perciò l'ho accontentato e niente, per adesso ho messo queste, però lo convincerò e metterò quelle tente perché a me mi piacciono un sacco. E questa è la tenda che ho acquistato per il salone. Poi un altro acquisto che ho fatto è questo copridivano che vedete qui. L'ho preso beige. Mi avvicino che vedete un po' i ricami. Avete visto questi ricami dei petali, dei fiori. Ecco, chiamiamoli così. E niente, ne ho prese due perché ho coperto tutte e due i divani. Questi non mi ricordo se ve li ho fatti vedere. Comunque, questi copricuscini è da un bel po' di tempo che ce li ho perché li utilizzavo per il letto, ma niente, li ho messi qua. Però ho intenzione di cambiare perché vorrei comprare altri due di questi grandi e mettere questi qua grandi. Non so, ma mi piacciono di più rispetto a quelli. Comunque adesso vediamo un po'. Niente, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo. E non so, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piacciono, se non vi piacciono. Non lo so, comunque intanto vi devo ringraziare perché piano piano gli iscritti stanno aumentando con tutto ciò che ci sono le critiche. Fortunatamente gli iscritti stanno aumentando, vi ringrazio 100.000 volte, vi mando 100.000 baci, veramente vi ringrazio tantissimo, anche se le critiche non mancano mai, ma va bene così. Niente, io vi saluto e alla prossima. Ciao!